un primo tempo è andata così, poi il secondo tempo ci siamo un po' riunite, abbiamo detto giochiamocela, siamo qua, divertiamoci, e abbiamo cercato di mettere in campo il nostro gioco, che era quello palla a terra e quello che dovevamo fare sin dall'inizio, ma siamo abbastanza contente del secondo tempo e ripartiamo da lì. Manuela, più amarezza per il risultato finale o più consapevolezza di poter fare male a questo Barcellona? Diciamo un po' tutti e due, dai. Perdere 1-0 un po' da fastidio, ecco. Potevamo benissimo pareggiarla al secondo tempo, quello sì, ma credo che, ripeto, ribadisco che è importante ripartire dal secondo tempo perché abbiamo dimostrato di poter fare davvero bene. Posso chiederti, noi abbiamo visto le immagini del riscaldamento, del primo in campo, del saluto finale sotto la sua, cosa non abbiamo visto che voi avete provato, cosa vi siete raccontate perché quando siete entrati nello studio? Ma in realtà prima della partita in spogliatoio eravamo abbastanza tutte emozionate, credo che l'emozione sia prevalsa oggi si sia visto. Poi nel primo tempo ovviamente non ci siamo disunite, ma ci siamo unite pensando a tutte le persone che erano fuori a vederci oggi, e da lì siamo ripartite e credo che nel secondo tempo abbiamo dimostrato. Adesso c'è il secondo tempo però. Com'è? Adesso c'è il secondo tempo però. Assolutamente sì, sicuramente andremo al campo nuovo per giocarci la nostra partita come abbiamo fatto oggi. Ripartisco partendo dal secondo tempo perché è il nostro gioco e cercheremo di portare a casa una partita importante. Con che bagagli uscite questa sera? Con tanta consapevolezza dei nostri mezzi e di una mentalità in più e di un'esperienza in più. Al di là del risultato, in cosa ti sono sembrate ancora così distanti? Beh, sicuramente un po' di esperienza ci manca in campo internazionale e quest'anno è il primo anno che ci confrontiamo con queste squadre davvero di alto livello, quindi credo che piano piano cercheremo di arrivare ai loro livelli. Manu, sei il primo numero 10 a giocare all'Olimpico con la fascia da capitano dopo Francesco Toro. Che effetto ti fa questa cosa? Beh, è un'emozione unica, poter stare qua e indossare la fascia da capitano e il numero 10 ricordando il grandioso Totti, credo sia un'emozione unica e spero di poterne fare tante altre, ma ad oggi il nostro capitano Elisa Bartoli rimane lei e l'importante è rimanere tutte unite. Grazie. Grazie a voi.